Musumeci, la Sicilia sconta ritardi venticinquennali dovuti ai governi precedenti. Siamo in fase di recupero. Domenica scorsa è stato presentato alla stazione di Siracusa il nuovo servizio trasporto con il primo dei nuovi POP di Trenitalia per i pendolari. Salgono così a 12 i treni di ultima generazione in servizio sulle tratte Palermo-Messina-Catania-Siracusa, sui 43 nuovi convogli voluti nel complesso dal governo Musumeci previsti per il rinnovo della flotta dell'isola. 21 i POP, 17 convogli ibridi e 5 nuovi treni elettrici completano la flotta i Minuetto e i 6 Jazz che già circolano sulle linee dell'isola dal 2016. Un'operazione che ridurrà l'età media dei convogli da 24 anni e mezzo del 2017 a 7 anni e mezzo del 2021. Alla presentazione era presente il Presidente della Regione Nello Musumeci. E i nuovi treni POP sono stati acquistati per rafforzare la flotta della regione siciliana. Ci siamo soffermati con il Presidente per fare una disamina delle problematiche sul territorio, il piano del Recovery Fund riguardante la querela del porto commerciale di Augusta. Presidente, è sorta da qualche settimana la polemica sul recovery plan, cioè sulla carenza per alcune azioni politiche del piano della regione siciliana, il quale naturalmente dimostra appunto delle frizioni. Nessuna polemica, assolutamente. Noi abbiamo fatto sapere a Roma quali sono le nostre priorità, opere strategiche e opere di medio interesse. L'abbiamo trasmessa a Roma, ci farà sapere a Roma di quali progetti ha bisogno e noi chiederemo la realizzazione dei progetti, perché non ne abbiamo trovato neanche uno nei cassetti. Ci faccia sapere Roma quanto vuole assegnare alla Sicilia e noi opereremo di conseguenza. Finora è mancata la possibilità del governo nazionale di confrontarsi con noi. Sono sicuro che sia mancato anche il tempo per loro, ma potranno riparare, avranno tempo per farlo. Presidente, l'occasione è ghiotta. Lei qualche giorno fa ha dichiarato, per quanto riguarda il governo Conte, che non ha una giusta visione nel Mediterraneo alla luce dei predatori da parte del Maghreb, del paese appunto del Nord Africa. Ma la tragedia dei 18 pescatori di Mazara del Vallo pone l'accento su questa vicenda. I nostri pescherecci, come sa bene l'assessore alla pesca e di bandiera, i nostri pescherecci vanno al largo e non sanno se possono rientrare a casa, perché se non si definisce il problema del limite delle acque territoriali, i nostri pescatori saranno sempre vittime, ostaggio di soprusi e angherie da parte delle motovedette tunisine da una parte e libiche dall'altra parte. Quindi bisogna definire la vicenda del cosiddetto mammellone e la vicenda della zona economica che deve riguardare le autorità libiche e le autorità italiane. Io ho scritto al Presidente del Consiglio affinché intervenga sulla Unione Europea, perché è assurdo che i pescatori siciliani debbano essere trattati da pirati nelle loro acque e nei loro mari.